Durante un convegno svoltosi a Rivara Canavese, la città metropolitana di Torino, insieme alla Camera di Commercio, a Coldiretti, al GAL Valli di Lanzo Ceronde e Casternone, al GAL Valli del Canavese, hanno presentato il progetto Map to Graies, che promuove la messa in rete delle risorse produttive, turistiche, culturali e ambientali dell'area montana e rurale torinese. L'iniziativa riguarda i territori del Ciriacese Valle di Lanzo, Canavese Occidentale ed Eporediese, per un totale di 146 comuni e di oltre 275.000 abitanti. Il progetto Map to Graies, in continuità con il precedente Map to Coop, mappare per cooperare, intende mappare e rendere accessibile la conoscenza dei punti di forza e di debolezza del versante italiano delle Alpi Graie. Mappare serve a geolocalizzare e a raccontare il valore dei prodotti, del sapere, del saper fare e dei beni locali. Il risultato sarà il punto di partenza per confrontarsi con gli attori dello sviluppo locale sul versante francese delle stesse Alpi e definire così gli obiettivi strategici dello sviluppo locale transfrontaliero. Stiamo facendo quello che la città metropolitana deve fare, a nostro avviso, e cioè noi stiamo contribuendo a costruire le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Cioè partecipare alla progettazione europea significa affiancare i territori nella possibilità di candidarsi ad essere interlocutori con i fondi europei, con gli erogatori di fondi europei. Quindi noi questo stiamo facendo. Map to Graies è un pezzettino di questo lavoro. Siamo partiti da un discorso di trasversalità degli interventi, coinvolgendo nella progettazione non soltanto le aziende agricole, come sarebbe nel nostro DNA, ma coinvolgendo tutti gli attori di un determinato territorio. Ed ecco perché la stretta collaborazione con il GAL e di conseguenza con tutte quelle aziende, tipologie di aziende che non erano proprio del nostro mondo. Infatti in questo contesto qua rientra anche lo stretto rapporto di collaborazione che c'è ad esempio con CNA, che ci ha molto aiutato in questo percorso, che fa parte a tutti gli effetti della squadra di lavoro. E si è partiti da queste idee, da queste valutazioni per mettere in piedi un progetto che è diventato prima un mappare per cooperare, una specie di numero zero che ha coinvolto diverse aziende sul territorio, rispettando tutti i crismi di cui dicevamo prima, e che adesso si sviluppa, diventa più grande, diventa progetto che interessa una vasta area del territorio, perché comprende tutte le aree 7, 8, 9 di città metropolitana, e che si candida per affacciarsi a una trasversalità che può coinvolgere anche altri paesi europei, i nostri confinanti in particolare.